Agireale ZTL, tensione in consiglio dove si registra una massiccia presenza di commercianti. Il sindaco non demorde e va avanti. Si comincia sabato 2 luglio. Il comune di Agireale ha programmato il monitoraggio dei campi di calcio con l'obiettivo di garantire la sicurezza nei vari impianti. Nasce ad Aci Sant'Antonio la consulta giovanile, tre donne al vertice dell'organismo che ingloba le diverse associazioni giovanili cittadine. Benvenuti dalla redazione di TG Reporter, questi titoli del nostro telegiornale, tanto altro nel corso del notiziario. Ad esempio parleremo di inquinamento in mare, perché i 5 Stelle hanno chiesto una unità operativa che controlli la qualità delle acque. A rischio vi sarebbe la salute pubblica. Via Nuova ad Aci Catena, risolto il contenzioso tra Enel e Comune, potranno essere completati i lavori di ampliamento della strada. Parleremo anche della casetta del girolibro di Piazza Garibaldi ad Aci Reale. Ma come abbiamo visto dai titoli, apriamo il TG parlando di ZTL, anzi meglio del Consiglio Comunale di Aci Reale che si è riunito ieri e che appunto ha parlato di ZTL, peraltro in presenza della massiccia, una massiccia quantità di commercianti di Aci Reale che hanno appunto preso parte alla seduta. L'amministrazione comunale non demorde, la ZTL si farà e partirà il 2 di luglio. Vediamo. Una così massiccia presenza non si ricordava da tempo in Consiglio Comunale. Numerosi commercianti che, dopo aver firmato una petizione per dire no a questo tipo di ZTL, ieri sera hanno voluto dare voce al malcontento. Oggetto del contendere, i provvedimenti di chiusura al transito veicolare del centro cittadino. La seduta di consiglio, sollecitata dai consiglieri comunali Francesco D'Ambra, Nino Sorace, Antonio Piocastro, Giuseppe Vasta, Bruno Piro e Giuseppe Calì, ha comunque raggiunto un obiettivo, anche se con qualche sospensione dei lavori, visto la tensione che si respirava. L'obiettivo, quello di far incontrare i commercianti con il sindaco Barbagallo, il quale ha presentato la sua relazione sull'istituzione della ZTL sperimentale. Il primo cittadino ha distribuito in aula il documento Una nuova mobilità per una nuova città, che contiene e spiega il progetto di rinnovamento della mobilità cittadina voluto e avviato dall'amministrazione, ma non ha riscosso il gradimento di tutti. Decisamente contrari diversi consiglieri comunali, molti dell'opposizione, qualcuno di maggioranza come Saro Scalia, che i commercianti presenti che hanno contestato aspramente il provvedimento. Un piano che divide la città come non mai, anche se, occorre precisarlo, non è una divisione tra favorevoli e contrari all'istituzione della ZTL, quanto tra chi si mostra favorevole alla chiusura comunque e chi invece sostiene che il provvedimento vada limitato a determinate ore della giornata e non certamente H24, come originariamente previsto dall'amministrazione comunale, che comunque sull'argomento ha fatto un passo indietro. Il provvedimento di chiusura H24, infatti, sarà operativo solo nel mese di agosto e fino all'11 settembre. Nel mese di luglio, invece, la ZTL sarà H24 solo nei fine settimana e nei festivi. Tutti gli altri giorni sarà operativa dalle 16 alle 24. Il sindaco, comunque, nonostante le contestazioni, va avanti. La misura sperimentale di chiusura al traffico del centro storico, dice, sarà in vigore da sabato 2 luglio, primo giorno di ZTL sperimentale. Il sindaco nell'occasione inaugurerà i bus navetta. Si partirà dal capolinea di Piazza Roma. I consiglieri di minoranza invece, dopo aver dibattuto sulla petizione proposta da quasi 200 commercianti, porteranno il documento in conferenza dei capigruppo con l'intento di tramutare la petizione in atto di indirizzo, così da poterla dibattere in consiglio. Alla fine tanta tensione e divisioni e anche un gesto di inciviltà che oggi ci porta ad esprimere solidarietà nei confronti di Santo Di Mauro, colpito da una monetina.
non sarà un collega, ma scrive sempre con raziocinio ed equilibrio. A lui la nostra solidarietà. E sull'argomento ZTL arrivano i primi commenti, primo tra tutti quello del coordinatore cittadino di Forza Italia, Antonio Barbagallo. Vediamo insieme il servizio. Atteggiamento imperioso dell'amministrazione, avanzamento a tentoni, l'arroganza di chi con la parola cambiamento ha illuso e tradito la volontà di quegli stessi elettori che l'avevano sostenuto. È particolarmente dura e critica la nota a firma di Antonio Barbagallo di Forza Italia all'indomani della seduta di consiglio comunale sull'istituzione della ZTL ad Acireale. Quello che ha fatto discutere, e fa ancora discutere però, non è tanto la zona a traffico limitato in sé per sé, quanto la modalità con le quali si è arrivata alla stessa e della stessa. Di certo la ZTL è un bene, si legge nella nota di Forza Italia, una conquista importante ma che deve essere compiuta sulla base di validi ragionamenti e con la concertazione delle parti interessate. Qualcuno dell'amministrazione vuol far credere che questa opposizione sia contro la zona a traffico limitato, niente di più falso. Noi siamo contro un'imposizione per nulla corredata da validi servizi che una città a vocazione turistica deve avere. Degrado, incuria, traffico incontrollato, piano parcheggio e decoro urbano inadeguato e tanto altro, purtroppo di negativo, si continua a leggere, sono sotto gli occhi di tutti, ma soprattutto l'arroganza di chi con la parola cambiamento ha illuso e tradito la volontà di quegli stessi elettori che l'avevano sostenuto. Poi il riferimento alla seduta di ieri che ha visto anche la partecipazione di diversi imprenditori e commercianti acesi. Non si specula sul lavoro di chi con sacrificio cerca di andare avanti nonostante una congiuntura economica di certo non facile, prosegue la nota di Antonio Barbagallo. La proposta presentata in aula è chiara e precisa. No ad una chiusura H24 non concertata imposta in poco tempo, sì alla ZTL ma con una rimodulazione degli orari e, cosa più importante, corredata di servizi reali e non solo sulla carta. Linea chiara e netta dunque da parte dell'opposizione, che auspica infine un passo indietro del sindaco Barbagallo. Ha tutto il tempo, dicono, se lo farà Forza Italia avrà contribuito al risultato. Chiudiamo qui questa pagina, andiamo in cronaca. I carabinieri della stazione di Fiume Freddo hanno arrestato il 25enne Virgilio Giusa, sempre di Fiume Freddo, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Tribunale di Catania. I carabinieri hanno nei confronti dell'uomo rivolto un quadro probatorio in merito al furto di preziosi e di denaro in contante, circa 600 euro, avvenuto il 6 marzo scorso all'interno di una abitazione di Corso Bellini, sempre a Fiume Freddo. Grave incidente stradale ieri sera, poco prima delle ore 19, in via Diana a Fiume Freddo, dove un giovane di 17 anni di Pedara in sella ad uno scooter è andato ad impattare contro una Panda che si accingeva a svoltare sulla sinistra. Il giovane, disarcionato dal sellino, è finito rovinosamente sul selciato. Immediati soccorsi prestati da un'ambulanza del 118. I sanitari, viste le condizioni del ferito, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso che lo ha trasbordato al trauma center del Cannizzaro di Catania. Sottoposto a controllo, il giovane ha riportato ferite lacero contuse e nessun trauma interno, quindi non è in rischio vita, per fortuna. Ci fermiamo qui, andiamo in pubblicità, ci rivedremo subito dopo. Quando scegli un paio di occhiali, non ti accontentare. Cerca quella qualità visiva che va oltre il semplice guardare e scoprirai che c'è più vita in quello che vedi. Chiedi al tuo ottico lenti Zeiss. Ottica Grasso, centro ottico Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Ad Acireale, nuovo ampio concept store in Corso Italia 122. Ad Aci Catena, in via Matrice 34. Ottica Grasso, 34 anni d'ottica. A 028. E cos'è A 028? La parte finale del tuo codice fiscale? A 028 è il punto d'inizio per chi cerca oggettistica di qualità. È il concept store che ad Acireale mancava. Un tuffo nell'oggettistica di design, un covo di idee, una filosofia di vita. A 028, ideale per scegliere il regalo giusto, quello che soddisfa la mente, la vista, il piacere. A 028, oggettistica di design, Corso Umberto 174, Acireale. Oragel, un tesoro di freschezza direttamente dal mare sulla vostra tavola. Il pescato di Oragel non attraversa una filiera esterna. Raggiunge Oragel per essere lavorato e proposto in pescheria. Oragel,
La pescheria al dettaglio con i prezzi all'ingrosso, dove oltre al pesce fresco offre dei surgelati e ottimi preparati. Lavoriamo direttamente lo stocco e il baccalà, preparandolo con cura attraverso antichi metodi, per garantire la massima qualità. Oragel, ad Acireale, in via De Amicis, angolo via Alessandro Volta. Vai dove ti porta il cuore. Scegli dove fare un break. Al mare, in collina, in montagna o in città, Blue Bar c'è. Granite, gelati tutti i gusti, dolci buonissimi, tavola calda, ricchi aperitivi e tanto altro da gustare in ogni momento della giornata. Blue Bar, vai dove ti porta il cuore. A Stazzo, a Fleri, a Zafferana. O se ti fermi in città, Blue Bar Daci, nuova apertura, via Ingegnere Antonino Scalia. Piscine Castiglione. Scegliete come volete la vostra piscina, noi ve la realizziamo. Con Piscine Castiglione il vostro progetto diventa realtà. Grazie all'esperienza, alla creatività e alle nostre tecnologie potrete sbizzarrirvi e richiederla come la sognate. Vi consiglieremo per renderla funzionale anche scenograficamente. Chiedete un progetto e un preventivo al concessionario di zona, Michele Messina, via del Santuario 4, Acireale. Telefono 328 222 44 41. Piscine Castiglione. Dal 1961 la storia delle piscine. Dal 7 l'8 al 10 l'ode. Cine Nostrum. La consueta retrospettiva cinematografica organizzata dal Comune di Acicatena vedrà protagonisti grandi Ficarra e Picone. Serata inaugurale giorno 3 luglio in Piano Umberto alle 21. Tutta la settimana, proiezioni di lungometraggi che hanno visto protagonisti i due attori siciliani, presenti per l'intera durata della manifestazione. Cine Nostrum 2016, dal 3 al 9 luglio, Piano Umberto, Acicatena. Radio Etna Espresso. Radio Etna Espresso. Radio Etna Espresso, da sempre in grande sintonia. Seconda parte del nostro giornale. Il Comune di Acireale è in procinto di avviare un monitoraggio sulle strutture sportive. L'obiettivo primario è garantire la sicurezza di chi fruisce degli impianti, sia atleti che spettatori. Il Comune di Acireale interviene per monitorare gli impianti sportivi presenti nel territorio, specificatamente i campi di calcio. Si approfitta in tal modo di questo periodo che, dal punto di vista sportivo dello svolgimento dei campionati, può essere definito morto, così da verificare in primo luogo la sussistenza nei vari locali delle condizioni di sicurezza. Da diversi anni gli impianti sono a disposizione di varie società sportive, per cui, su disposizione dell'assessore Giuseppe Sardo, si intende dare luogo a queste verifiche a tutela della pubblica e privata incolumità, anche per una verifica delle esigenze manutentive da effettuare. Alla luce di tutto ciò, quindi, è stata disposta la chiusura nelle frazioni dei campi di Guardia, Santa Tecla e Santa Maria Ammalati, mentre in città si sta procedendo ad analogo provvedimento per lo stadio Tupparello e il mitico comunale di Viale Regina Margherita. Sono stati in tal modo informati i referenti delle squadre che operano nei diversi impianti: Antonino Marchetti della Libertas Acireale a Guardia, Don Marcello Pulvirenti, parroco della comunità di Santa Maria Ammalati, Nicola D'Amico, presidente dell'Acireale Calcio per il Tupparello e infine, per quanto riguarda il comunale, Orazio Pennisi dell'associazione Xifonia, Gaetano Eugenio Vasta della Junior Calcio, Nicola D'Amico della Acireale, Venerando Scuderi del Real Aci, Giuseppe Marchetti della Libertas Acireale e Giuseppe Costanzo della Ciplatani, così da rilasciare i locali in tempi brevi. I rilievi saranno effettuati dal personale dell'area tecnica comunale con la disposizione di porre nuove serrature ai cancelli d'ingresso e alle porte degli spogliatoi, in attesa poi di dare luogo al relativo atto di affidamento alle società. Partendo dal sequestro del depuratore di Mascali, il Movimento 5 Stelle ha chiesto una unità operativa che possa monitorare l'inquinamento delle acque e degli scarichi fognari. Dopo i sigilli già rimossi al depuratore consortile di Mascali, la deputata del Movimento 5 Stelle, Angela Foti, chiede al governo regionale la convocazione di ARPA, ASP e dei sindaci dei comuni coinvolti, causa l'elevato inquinamento dell'ampio tratto di costa e di mare del Catanese.
Il depuratore è da anni al centro delle polemiche da parte delle associazioni ambientaliste. Secondo quanto accertato dalle autorità competenti, è emerso che i 5 comuni allacciati, ovvero Giarre, Sant'Alfio, Mascali, Fiumefreddo e Riposto, hanno conferito all'impianto più scarichi fognari di quanti ne potessero essere depurati. Le conseguenze di questo sversamento sono state misurate dalle analisi dell'ARPA, che hanno rilevato valori abnormi di sostanze inquinanti, che inevitabilmente si sarebbero poi riversate in mare. Il provvedimento di sequestro ha fissato il rispetto di alcuni vincoli con l'obiettivo di ridurre drasticamente l'inquinamento. I pentastellati chiedono adesso un'unità operativa che possa monitorare l'inquinamento delle acque degli scarichi fognari, del fiume Simeto, degli altri corsi d'acqua, dei loro affluenti e del mare. La Sicilia, si legge nel documento di richiesta del Movimento 5 Stelle, è la regione con il maggior numero di agglomerati con procedure di infrazione. Catania, inoltre, è già stata oggetto di una procedura di infrazione nel 2009 per violazione delle norme su raccolta e scarico delle acque reflue. Urge quindi un piano d'azione al fine di garantire la salute pubblica e la conservazione del nostro patrimonio acquifero e ambientale. Via Nuova da Cicatena ha superato un contenzioso tra il comune e la società elettrica. Potranno proseguire nei prossimi giorni i lavori di completamento, di allargamento e dell'allargamento di Via Nuova, appunto nei pressi di Reitana. Vediamo. Il comune di Acicatena e l'Enel hanno superato il contenzioso che li aveva messi l'uno contro l'altro sulla mancata, meglio ritardata, rimozione dei contatori di luce privati da Via Nuova, strada ampliata nella carreggiata dal comune ma impraticabile per la persistenza dei contatori nella vecchia sede, quindi nel bel mezzo del nuovo tracciato viario, nei pressi di Piazza Reitana. Adesso, dopo una serie di batti e ribatti su costi e modalità di intervento, nella giornata di oggi i tecnici della società elettrica hanno trasferito i contatori sul nuovo margine stradale a circa 4 metri di distanza dalla sede originaria, così consentendo all'amministrazione maesano la ripresa degli interventi di ampliamento per la bitumazione del nuovo tracciato. Il costo complessivo dell'allargamento di Via Nuova, con la sagomatura di due curve giudicate pericolose e l'installazione di un marciapiede, è stato di 80.000 euro. Successivamente i tecnici della società elettrica si sono trasferiti per un analogo intervento di rimozione e trasferimento in via Vampolieri, che, a differenza di Via Nuova, pare aver avuto iter meno complicato. In via Vampolieri la rimozione però non ha riguardato i contatori, ma tre pali della luce che, dopo l'ampliamento della carreggiata, erano rimasti nel mezzo della sede stradale. Anche in questo caso si tratta di lavori di ampliamente effettuati dal comune di Acicatena sul lato proprio della strada che, lo ricordiamo, segna il confine con il comune di Acicastello. Costo complessivo circa 374.000 euro. L'Aicese Raimondo Leotta è stato riconfermato ai vertici nazionali del sindacato FSI, Federazione Sindacati Indipendenti. La riunione si è svolta a Reggio Emilia. Le elezioni hanno sancito la proclamazione alla carica di segretario generale del signor Dario Cagnazzo e fra i componenti della segreteria generale, appunto, la riconferma dell'ACESE, dottor Raimondo Leotta, a cui è stata affidata la carica di segretario amministrativo con delega operativa sugli istituti di credito. Mi sento onorato della carica e del compito affidatomi e spero di ricambiare la fiducia in un momento come quello attuale, caratterizzato da una profonda e globale crisi economica. Questa sera ad Acireale, alle ore 18.30, nella sede del Partito Democratico, in via Fabio 66, presentazione della Carta dei diritti. Relatore Giacomo Rota, segretario provinciale CGIL, e Pina Palella, dirigente CGIL di Catania. Sempre oggi, ma alle 20.30, promosso dall'Altair Club, nell'anfiteatro della Villa Belvedere di Acireale, primo gym musical ginnastica ritmica con la proposizione del musical Peter Pan. Ci fermiamo adesso, andiamo in pubblicità. Radio Etna Espresso. Radio Radio Etna Espresso, da sempre in grande sintonia.
Il centro analisi SAIM del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, Acireale, vicino la biblioteca Zelantea. Centro analisi SAIM del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi SAIM, via Marchese di San Giuliano 21, Acireale. Per info 095 60 48 83. Tomarchio Ottica, occhiali da vista, da sole e lenti a contatto. Tomarchio Foto, da sempre le migliori marche per le tue immagini migliori. Tomarchio è un negozio OXO, 100% ottici optometristi. Richiedi la OXO Family Card di Tomarchio, avrai grandi vantaggi. Tomarchio, ottica e fotografia. Corso Italia 18A, Acireale. Professionalità, servizi e assistenza personalizzati. Il nostro giardino è stato trasformato in un angolo di paradiso. Ci ha pensato Vecchio Piscine. Non più solo piscine, grazie ad un'equipe specializzata e al nuovo showroom Arredo Style per l'arredamento esterno ed interno. Arredi, vasche idromassaggio, saune finlandesi al miglior prezzo sul mercato. Vasche ornamentali, Gibus, la stanza del sole, tende, pergolati, elegantissimi ombrelloni FIM. Arredo Style by Vecchio Piscine. Arredamenti per la casa e idee regalo originali. A Giarre, all'uscita del casello autostradale. Per info 095 97 02 123. Bella la vita! Profili ha cambiato look. Ora è nel nuovo showroom, sempre in corso Savoia, ma al numero 157, con più spazi e una luminosissima esposizione di oggetti prestigiosi e di classe. Servizi di piatti, bicchieri, posate, anche per il quotidiano. Oggettistica, oltre a un grandissimo assortimento di raffinatissime bomboniere per ogni circostanza da impreziosire. Profili, da 30 anni con i nostri oggetti abbiamo arredato le case di tante famiglie. Profili, nuovo showroom in corso Savoia 157. Se avete scelto l'Etna come meta, passando per Lingua Glossa, fermatevi al Garden Bar. Lo trovate di fronte alla villa, in via Roma 216. Garden Bar. Dalla scuola pasticcera Acese, centinaia di prodotti buonissimi da gustare in ogni momento della giornata. Dalla colazione alla tavola calda, dalla rinomata granita di mandorla agli aperitivi, dalla pasticceria con produzione giornaliera alle paste di mandorla, ai gelati tutti i gusti. Angolo riservato alla vendita di articoli per fumatori. Se passate per Lingua Glossa, vi aspettiamo al Garden Bar, in via Roma 216. Fermatevi! Terza parte di TG Reporter. A 10 anni dalla sua regolamentazione nasce la prima consulta giovanile di ACI Sant'Antonio. Tre donne ne saranno le rappresentanti fino a fine legislatura. Svolta storica ad ACI Sant'Antonio, che ieri ha visto riunirsi per la prima volta alla sua consulta giovanile. Sono 31 le associazioni da cui essa è composta e 16 quelle che ieri hanno inviato i loro rappresentanti ad eleggere il presidente e il vicepresidente. Le elezioni hanno decretato una consulta tutta al femminile. Sono state elette infatti Arianna Castro, rappresentante della Croce Rossa Italiana, alla carica di presidente, dopo aver sottoposto nei giorni scorsi all'attenzione dell'amministrazione comunale e dei membri della consulta la sua candidatura. E Claudia Trovato, rappresentante dell'Associazione Nazionale Carabinieri, alla carica di vicepresidente, che ieri, durante la riunione, si era proposta di ricoprire l'ambita carica della presidenza. Il neoeletto presidente ha peraltro nominato segretario Carmen Rapisarda, rappresentante degli studenti universitari di ACI Sant'Antonio. Del tutto innovativa, sebbene non prevista dagli atti, la nomina di un vice segretario che collaborerà nelle operazioni di segreteria. Questa è stata l'unica scelta al maschile. Sarà infatti Anthony Consoli, rappresentante del Consiglio Pastorale della Parrocchia di Sant'Antonio Abate, a redigere il verbale in assenza dell'ufficiale segretario. Ad augurare un buon lavoro alla giovanissima consulta, il sindaco Santo Caruso, che nella doppia veste di primo cittadino e di assessore alle politiche giovanili, ne ha presieduto la prima riunione, assicurando la massima disponibilità da parte delle istituzioni nell'ascolto di quest'organo, che rimarrà in carica per tutto il periodo della sindacatura. Sono giunti gli auguri anche da Salvo Privitera, consigliere comunale e presidente della quarta commissione, che si è impegnato molto affinché dopo la regolamentazione avvenuta nel 2006 la consulta fosse avviata. A breve, ha dichiarato, saranno avviate anche le consulte dello sport e della cultura, già attiva negli ultimi anni, e sarà un'ulteriore opportunità per creare una rete di realtà impegnata su più fronti. Il presidente del Consiglio, Antonio Scuderi, si è complimentato invece con i giovani presenti che hanno eletto le loro cariche in una sola votazione, assicurando sin da subito ai diversi candidati 2/3 dei voti, a dimostrazione di un forte senso di coesione e di senso civico.
Anche la dottoressa Caterina Sapienza, caposettore, ha voluto dare i suoi consigli alla neoconsulta, suggerendo di creare un gruppo solido e di partire dalla promozione di piccole attività per portare avanti via via progetti sempre più ambiziosi. Donne protagoniste domenica scorsa al Salone Costarelli di Acireale, due scrittrici, Patrizia Sorcinelli e Maria Pia Basso, hanno presentato al pubblico le opere letterarie nel corso della serata condotta da Salvo Fichera. Patrizia Sorcinelli di Guidonia Monteciglio ha presentato la vincente romanzo dal titolo Uomini virtuali, opera prima della scrittrice che affronta un tema delicato quanto di stretta attualità come la ricerca del principe azzurro su internet. Poi è stata la volta di Maria Pia Basso, nata a Catania ma residente ad Acireale, che ha presentato l'opera dal titolo Vento nell'anima, pubblicata dalla casa editrice acese A e B, una stringente storia di amore, un incontro che ha visto le due autrici colloquiare con il pubblico in un contesto all'insegna della condivisione e del confronto carico di spunti, gli spunti appunto dettati dai due volumi. E a proposito di libri, inaugurata in Piazza Garibaldi ad Acireale la casetta del Girolibro, una iniziativa volta a favorire la lettura e anche il libero scambio. Da qualche giorno ad Acireale ha fatto capolino nella centrale villetta di Piazza Garibaldi, peraltro in queste ore sottoposta ad interventi manutentivi nelle aiuole, la cosiddetta casetta del Girolibro. Si tratta di una lodevole iniziativa promossa da Era Lavò, Festival delle Storie, volta ad invogliare e anche favorire la lettura dei libri da anni in fase calante. Posizionata in tal modo su uno dei lati della villetta, una casetta dove al suo interno si trovano già una ventina di libri di vario genere, dai saggi ai gialli, da poesia a quelli letterari, tutta a disposizione per il libero scambio. Vi è uno sportello dotato di un semplice chiusino, per cui tutti possono sfruttare questa opportunità. Si può leggere un libro in loco oppure portarlo a casa e poi restituirlo, dando inoltre la possibilità di mettere a disposizione anche qualche altro libro. Nella frazione di Pennisi di Acireale si è conclusa domenica la prima rassegna Il Teatro in Collina. In scena l'Istituto Comprensivo Galileo Galilei di Acireale con il musical in due atti tutti insieme appassionatamente, la compagnia Rosetta Santillo con la commedia Sogno di una notte di mezza sbornia e l'associazione culturale teatrale La Collina d'Aci che ha portato in scena la commedia Cani e Gatti. All'inaugurazione hanno preso parte in rappresentanza dell'amministrazione comunale il vice sindaco Nando Ardita e l'assessore delle Danna, il consigliere Andrea Quattrocchi. La pagina sportiva, ieri ad Acicatena si sono disputate le finali regionali del trofeo CONI organizzate dal Comitato Regionale Siciliano della Federazione Italiana Rugby. E si tratta di un progetto multisport. Gli obiettivi sono quelli di promuovere la pratica sportiva tra i giovani e creare una forma di sinergia tra le società sportive e le località territoriali. Sotto il coordinamento dei tecnici regionali della Federazione Italiana Rugby, la finale di ieri è stata anche occasione per un momento di crescita e confronto con gli allenatori dei club siciliani, oltre ad avere divertito e coinvolto il numeroso pubblico presente. Con questa notizia noi chiudiamo il telegiornale di oggi, ma prima dei saluti finali, un'occhiata al meteo per la giornata di domani. Domani in Sicilia sereno o poco nuvoloso, i venti saranno deboli da sud-est, le temperature le minime tra i 14 e i 20 gradi, le massime tra i 23 e i 30 gradi, farà dunque ancora caldo, i mari saranno calmi. Bene, TG Reporter termina qui questa edizione del giornale, però potrà essere rivista sulla nostra pagina Facebook Etna Espresso Channel TG Reporter. Prossimo appuntamento con l'informazione su questa emittente per domani alla stessa ora. Grazie per la vostra compagnia, buon proseguimento di serata a voi tutti.